Some resist the future, some refuse the past. Even when it's messed up, if we can't unplug the fact that the world covered in... Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Io sono Ludens e oggi vi porto un unboxing un po' particolare. Vi farò vedere il mio primo acquisto su Etsy, che altro non è che un duo di braccialetti a tema Death Stranding, quelli in gomma, tipo quelli dei concerti. E andiamo dritti all'unboxing, sarà un video breve. Ok, questo è il pacchettino con cui me l'hanno mandato, Royal Mail, perché arriva direttamente dall'Inghilterra. E apriamolo, vediamo un po' come l'hanno conciato. Facciamo che lo rompo direttamente, così ci risparmiamo la rottura. Allora, i braccialetti sono costati un totale di 10,60€, compresa spedizione. Ho pagato 70 centesimi in più per ciascuno per farmeli arrivare in una sorta di involucro, ovvero questo. E questi sono i bracciali, sono due, pensavo fossero quattro. Ok, i braccialetti sono questi: Void If Tampered, come il bracciale, sì, il braccialetto, il nastro di Death Stranding, e uno bianco con Tomorrow is in your hands e le mani, insomma, le impronte delle BT. Apriamoli, vediamo come sono qualitativamente. Allora, la gomma è molto buona, non sembra una di quelle che si distruggono facilmente, molto carino, ve lo faccio vedere bene. Money tomorrow is in your hands. Eccoci qua, insomma, le mani fanno il giro e arrivano qua. Ok, questo è indossato. Sì, un po' largo, insomma, come qualsiasi braccialetto in gomma che si rispetti. Me lo aspettavo. Mentre questo invece è quello di Void If Tampered. Adesso lo apriamo. Ok, eccolo qua. Questo va a riprendere il nastro, il Damage Sensor Tape. Abbiamo questa... no, anche il codice a barre, carinissimo. Void If Tampered, immagino che... mettiti a fuoco. Immagino che comunque, come chiamiamola, vestibilità, siano pressoché uguali. Ok, li abbiamo entrambi ai polsi. Allora, che dire, sono molto carini. Non sono fastidiosi, non mi sembrano di un materiale scadente, è una gomma normalissima. Poi più che altro per quello che li ho pagati sono fatti molto bene. Considerate che le mani sono effettivamente scavate, e questo invece è quasi interamente stampato. Sì, questo è stampato, però ecco, questo invece mi sembra di una fattura molto molto migliore. Le scritte sono incise e colorate dentro. Lo stesso vale per le mani. Molto belli. Questo è il negozio dal quale ho acquistato da Etsy. Vi potete trovare il sito. Switchiamo alla prima persona. Ok ragazzi, il video è già finito. Vi lascio il link per acquistarli in descrizione. Sono molto carini, sono belli. Sono adatti a ogni fan di Death Stranding. Avrei voluto fare questo video un po' prima, magari per fare qualche... video su, sai, consigli tipo cosa acquistare per Natale a un fan di, e farne uno appunto su Death Stranding, visto che venivano una scemata. Però ci hanno messo un po' più del previsto, secondo me, ad arrivare. Li ho presi credo il 9 dicembre e mi sono arrivati oggi, che è il 23, la vigilia della vigilia. Questo video non so quando uscirà, probabilmente uscirà per la vigilia di Natale. Io vi faccio i miei migliori auguri anche da parte di Roberto, che, pace all'anima sua, sta lavorando mentre io sono a casa a fare un cazzo. E un buon Natale dai Crew Dudes. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Buon Natale.